Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo con l'episodio 35 del nostro pollaio intergalattico. Nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di gestione, adesso ci sono ancora delle navi che stanno facendo upgrade, appena queste sono finite andiamo sotto e eliminiamo tutti e direi di vassalizzare un po' di gente, conquistarne altra e poi magari facciamo un altro upgrade definitivo qua delle nostre armate, soprattutto quando finiremo questa tecnologia che darà un boost incredibile a tutto quanto. Nel frattempo direi che va bene così, abbiamo una naval capacity che è abbastanza elevata, quasi quanto quella del Fallen Empire, che adesso non ci vuole tanto male, però comunque vedete loro sono solo superior nei nostri confronti. Trade Deal in questo momento ovviamente non vorrebbero far nulla con noi, questo qua meno 1000 non. Intanto che sono di missive non c'è possibilità di fare nulla, ovviamente. Vediamo se possiamo fare qualcos'altro, tipo un po'. No, intanto che sono di missive proprio se ne fregano altamente. Non sono ancora riuscito a capire cosa non vogliono da noi. Boh, strano. Tra l'altro sembra che non stiano raccogliendo neanche le cose che hanno qui. Qua ci sono questi problemi qua, investigate the gigant skeleton, che però purtroppo non possiamo fare perché non abbiamo l'accesso ai loro mondi, tant'è. E basta, controlliamo se ci sono delle cose, nuove alleanze, no, sempre le solite due, quindi direi che va benissimo, questo qua indica che sono antibili annessi fra un po', questi qua sono vassalli di qualcuno, ok, gli umani quindi sono vassalli di questi qua, che sono qui, sono questi, mi sa che loro hanno un po' di vassalli. Mi piacerebbe entrare in alleanza con questi, mentre vorrei distruggere questi qua a nord e annettere questi qua con la vassalizzazione, in modo che abbiamo praticamente tutti tranne questi. Tanto stavo guardando le condizioni di vittoria. Qua purtroppo volevo fare upgrade lì, ma avevo dovuto mandare un attimo questi qua a casa che rompevano le balle. Qua non possiamo fare nulla. Garantì indipendenza, direi di no. E basta così. Allora, cosa facciamo in questo episodio? Aspettiamo che facciano upgrade anche questi, che non sono troppo Colony lontani. E established. poi vediamo un po' di colonizzare qualche altro mondo. Nel frattempo abbiamo una colony ship che si sta muovendo, quelli lì che vanno in giro, questa che non so dove sia. Ok. Possiamo farlo entrare in questo settore qua, Mullineox, che ragazzi dovete dirmi il nome, eh? Non aspetto voi con i vostri preziosissimi consigli. Dov'è? Planets. Allora, Mullineox, vediamo se possiamo far entrare lui, perché dovrebbe essere confinante diretto, a meno che non mi chieda anche quello, e allora non possiamo far nulla. Allora, mi fa far entrare dentro questo. Cioè, da qui non posso far entrare lui? Qua va bene. No, mi sa che devo fare diverso. Niente. Allora dobbiamo crearne un altro. Non che questo sia un problema, ne possiamo fare ancora 6. Fanus. Anche qua, ragazzi, nuovo nome, a parte che verranno unificati. Invece qua Nuova Babilonia resterà da sola per un bel po', perché fin tanto che non attacchiamo barra conquistiamo questi, ci sarà pochissimo che possiamo fare, purtroppo. Allora, navi che non fanno nulla. Ambassador. Perfetto, qui è una. Dovrei fare questa. Poi la puta. Questa qua è la puta 2.0. Questa qua. Non ha nulla da fare. Vediamo un attimo. Mondi che possiamo esplorare ancora. Lì non possiamo andare lì sulle amebe. Lì ci sono le amebe. Qua abbiamo praticamente esplorato tutto. Lì non ci fanno passare. Lì non ci fanno passare. Non so se ci sia ancora qualcosa che possiamo fare. Vediamo qua nel log se c'è qualcosa. Non abbiamo accesso a questo. Ci serve uno scienziato di livello 3. Scienziato di livello 3. Questi sono di livello 2. Quindi dobbiamo fargli fare qualcos'altro prima. Tra l'altro questo qua, il nuovo Gulliver, che è un archeologo, ragazzi,
È una figata perché sapete che è morto, ma con la nostra tecnologia l'abbiamo fatto rincarnare. Quindi in realtà sta benissimo, non ha subito neanche un graffio ed è molto contento di tutto ciò. Boh, non possiamo davvero andare da nessuna parte ormai. Questi qua si sono espansi tanto a nord, quindi non so se la prossima guerra basterà per farli fuori. Ok, vieni qua, fai survey di questi system, che magari trovi qualcosa di interessante. Poi ne abbiamo un'altra che non saprei davvero cosa fargli fare, questa qui, perché quella lì è sufficiente. Boh, inizia a venire qui dentro in orbita. No, stai qua e basta, senza entrare in orbita. Ti tengo lì perché qua potrebbe esserci qualcosa di interessante. Per adesso ti mando là e basta. Dai, forza, queste qua quando è che finiscono, che vassalizziamo i tizi qua. Nel frattempo, ho visto qualche mondo, come si chiama? Desertico, quindi facciamo qualcosina di interessante anche qui. Questo qua non possiamo fare upgrade, facciamo questi. Direi questi qua sono i migliori. Fammene un paio. K. Andiamo qua su Azure, che ce lo siamo ripresi. No, non è questo Azure. Da qualche parte io ho un Azure. Dovrebbe essere qua, no? Eccolo qua, infatti. Facciamo. Un paio di colony ship. Ma tra l'altro questo qua è l'unico pianeta dove non devo farlo perché non sono militaristi, caspita. Allora facciamolo qua. Su. E così. Spaceport, build, facciamo un paio di questi, perfetto, e poi mi rimetterei qua di buona lena a fare un po' di cose. Innanzitutto qua c'è lo spaceport, sì, inizia a farmi questo, qua mi fai qualcuno di difesa e invece iniziamo a reclutare qualche altro cruiser, direi, facciamone due per pianeta. Ancora un po' di cruiser, dopo possiamo iniziare a fare le battleship, ragazzi. Ok, c'è quello per migliorare i cruiser? No. Va bene. Va bene così, non è necessario andare più forte. Questo qua era una tecnologia davvero System base survey perché complete. l'abbiamo appena fatta e va più veloce degli altri. Fantastico, uno scienziato di 32 anni. Che è di livello 10, cioè con pure questo, c'è di livello 5, scusate, quindi è proprio una bomba. Builder, industry, cosa cambia? Cosa cambia tra builder e industry? Architect. Ah, è semplicemente il nome della nave, che idiota che sono. Allora, vediamo un attimo. Qua puoi andare a fare qua questo e sei a posto. Tu hai fatto questo. Vediamo se c'è qualcos'altro qua non verde. Mi sembra che siamo a posto da questo punto di vista in questa zona. Qua c'è da fare. Diamogli a questo qui il compito di fare tutti questi. Questo qua sarà al lavoro per un bel po' di tempo. Non va bene così, fino qua. Opra. Così ce lo scordiamo per un po'. Poi questo qui dov'è? Questo. Da questa parte invece come siamo messi? Qua stiamo costruendo tutto. Boh, vieni a dare una mano qua che potrebbe servire il tuo aiuto. Caspita, è una stazione sola, lì deve esserci uno di quei mondi interessanti. Fai questo. E lì, vabbè, purtroppo i confini sono quelli. Nave scientifica di livello 3, quindi puoi venire a fare qualcosa di bello.
E c'è qualcosa che dobbiamo fare, tra l'altro. Mi sembra qua. Allora, go to. Vediamo la nave scientifica di livello 3. Vieni qua a fare questa, Research Project. Perfetto. Military. Ships upgraded. Questa qua forse era Construction un complete. po' grossa. Ships upgraded. Ok. Construction complete. Vediamo tutte le navi. Mettiamole tutte quante qua. Tutte intorno a questo pianeta qui. Vediamo un attimo la nostra nuova forza in quanto consiste. Adesso prendiamo un casino di soldi. Research complete. Allora, vediamo qua. Special project. Ok, abbiamo trovato un Situation log equipaggiamento updated. da questi qua. Colony established. Molto interessante questa cosa. Ok, new research, vediamo un po'. Leader capability, buono. Form Federation, facciamo 17.000 accidenti. Facciamo. Questo qua costa un casino, adesso però non ci serve. Qua siamo ancora, che secondo me possiamo stare bene senza. Facciamo questo, dai. Vediamo se possiamo fare qualche federazione. Va bene, abbiamo delle colony ship in giro a far nulla, sembrerebbe di Construction no. complete. Cosa è successo qua? Extraction complete. Sei qua così. Vediamo un po'. Sì, anche qua mi sembra che sia proprio tutto quanto a posto. Non possiamo fare più nulla. Boh. Qua ci sta già lavorando qualcuno? Non mi ricordo. Fai così e basta. Qua è uno spazio abbastanza grande senza pianeti, quindi dobbiamo un attimo lavorarci sopra. E questo qui è un pianeta desertico. Qua dobbiamo prenderlo assolutamente. Guardate che zona bella. Molto molto interessante. Void Cloud. Tanto aspettiamo che arrivino tutte le armate e dichiariamo guerra a questi qua. Scopo vassalizzazione. Non servono neanche le truppe di terra. Perché in questa patch, che ancora non è bilanciata, quando si dichiara guerra a uno Research complete. e gli si dice vassalizzare, qualsiasi tipo di impero sia, vale sempre uno. Quindi in realtà va abbastanza, diciamo, non è molto corretto perché gli imperi grandi possono essere vassalizzati con una guerra sola. Diciamo così. E niente, vabbè, qua aspettiamo che arrivino tutte le armate. Sono quasi arrivate tutte, ce ne sono ancora qualcuno in viaggio. Qua ancora che sabotano, questi qua maledetti. Però non possiamo farci praticamente Colony nulla. established. Allora, calma. Qua anzitutto. Sono finite tutte e due. Direi questo, ci servono dei motori più veloci che tantissimo che non li abbiamo, anche se questo qua non sono male, però. I motori innanzitutto. Qua invece Military Station Damage più 10%, non male. Questo qua, porca miseriaccia. Missili antimateria, vai. Andata. Abbiamo un pianeta in più. Dove sei? Qua così lo facciamo entrare di sicuro dentro questo. Qua c'è un pianeta tundra. Non è proprio il massimo. Quindi farei così, così, così. Quindi questo qui è arrosticini. Arrosticini, sector, manage. Qua potremmo portarci già avanti, mettere dentro quello lì. Ok, confina con l'altro settore. Quindi arrosticini sector direi che è abbastanza grosso in questo momento, va benissimo così. Abbiamo un po' di navi che non fanno nulla. Questa dov'è? Sì, giusto, questa qui è quella che ho parcheggiato qua. C'è modo di andare avanti? Qua cosa sono? Fai così, passiva e vai lì. Ah no, può andarci direttamente, allora rimane pure qua e basta. Poi Industries.
Perfetto, qua in questo angolo dell'universo abbiamo fatto tutto. O della galassia, è giusto? Qua non stiamo facendo nulla. E construction ship. Questa qui dove sei? Qua c'è un altro pianeta colonizzabile. Vieni qua e fammi questo. Perfetto, dai che stiamo arrivando con tutte le armate, cioè con tutte le flotte. Tanto abbiamo un po' di navi che non stanno facendo un tubo. Allora, Desert World, no, lì non possiamo andarci, abbiamo detto. Arctic. Continental. Allora, vediamo se c'è qua qualcuno di Continental. Colonize. Con questa, vieni qui. Poi qua c'era un Desert World molto interessante, pur che è anche molto molto grande, bella. Mandiamoci lui e lo possiamo mandare qua, direi. Poi ho visto un mondo oceanico, c'è un tizio da mondo oceanico. Arctic World Oceanic, ok, vieni qua, che se mettiamo uno spazioporto uno vicino all'altro di sicuro viene una gran figata. Minerali più 50% addirittura. Vabbè, piazziamoci questi qua. Perfetto, dai, forza, qua sono arrivate tutte. Ok, sono arrivati tutti? Vai, unisciti. Crea lo stormo della morte 2.0. System survey complete. Construction. Dov'è che stanno andando? Ah, sono le nuove navi che sono arrivate. Quelle che sto creando. No, facciamo che tornate tutti qua. War Declaration. Allora, vediamo un attimo. Un impero indefinito che non conosciamo dov'è è in guerra con Combine Sakaton. Che cacchio è Combine Sakaton? Non sono quelli, per fortuna. Questi qua. Quindi ha dichiarato guerra a qualcuno che c'è qui. Ok, interessante, questi qua. Ok, uno se n'è andato, una fazione delle due. C'è ancora questa, facciamo questa qui. Dobbiamo pagare il mantenimento, purtroppo. Dai, caspita, non volevo far passare tutto questo tempo. Proto Alien, dov'è? Construction complete. Interessante, questo qua è un mondo arid, tundra. Purtroppo per il tundra non c'è davvero nessuno che è buono, però potrebbe essere interessantissimo. Tra l'altro, ecco, volevo controllare una cosa. Speci. No. Imperi, ma sono solo i primitivi. Ce n'è uno a forma di gallo. Eccoli qui. Dov'è che siete voi? Ah, ok, qua. Dove c'è un Continental e un altro, va bene. Dai, venite tutti qui. Penso che ora siamo pronti a dichiarare guerra. Quelli che sono arrivati bene, gli altri sono nuove navi, non possiamo aspettare che siano tutte pronte. Grande, excellent, buono. Salito di livello. System survey complete. Hanno sabotato ancora qualcosa. Pazienza. Beh, comunque non sono più tanto infelici, quindi
È una cosa positiva perlomeno. System survey complete. E dai, su, venite tutti qua. Chi è morto? No. Reclutiamo un altro, vediamo se siamo fortunati. Questo qua per i materiali potrebbe essere buono. Se no un altro archeologo, non facciamo questo. Ok. Colony established. Colony established. Purga sta venendo fuori una flotta abbastanza pericolosa. System survey complete. Perlomeno per i nostri vicini. Ok, dai, abbiamo una flotta niente male. Un'altra guerra. Allora, vediamo un attimo chi. Non sono questi. Sono il Geneging direttorato, che è questo. Ha dichiarato guerra a questo. Una guerra interessante quella lì. Ok, dai, 18.000 valore di flotta con 49 cruiser. Abbiamo più cruiser che altro a questo punto, ragazzi. Io dichiaro guerra a questi qua. Scopo vassalizzarli. E vai. Iniziamo l'invasione. La loro capitale dovrebbe stare qui. Quindi andiamoci diretti. Perché 1000? C'è qualcosa di strano. Perché 1000? Ah, sono rimaste due flotte divise. Vabbè, pazienza. Però il fatto che quella da 1000 sia avanti non mi piace per niente. Mi aspetta. Ok, sono venuti a farci la festa. Abbiamo fatto una bella trappola. 20.000. E andiamo a farli fuori. Vediamo un attimo. No, sono andati via, maledetti. Vediamo un attimo dove stanno andando. Tanto qua che succede? Sono venuti fuori da sotto. Allora, Energy Credits. Miglioriamo le relazioni con quelli sotto. Ma sì, direi che ci sta come concetto. Dove? Lì sono scappati, non so dove, però non ho fatto tempo a leggere. Quindi potrebbe essere che sono andati lì. Hostile fleet engaged. Noi però siamo capitati qua perché la stazione ci ha attirato. Quindi ora lì. Allora abbassiamo la velocità, vediamo se riusciamo a godercela senza cali di FPS. Queste dovrebbero essere abbastanza forti. Noi abbiamo un leader devastante, 5 stelle. Abbiamo subito per adesso un po' di danno al primo cruiser. Andiamo a velocità normale. Grande, abbiamo beccato pure le flotte di trasporto, quindi proprio devastati. Penso che abbiamo perso un... Porca. Abbiamo perso forse qualcuno. Situation log updated. Situation log updated. Ok, bloccando quel pianeta lì, vediamo un po' quanto sale il war score. Che a parte che con tutte le navi che ci sono sopra sta scendendo a una velocità fotonica. Vediamo un attimo. Pathetic. Lo possiamo invadere, direi di andare a prenderci i nostri devastantissimi titani. Opla. Allora, è un rischio assurdo, però iniziamo a mandarli qua. Nel frattempo
pigliamo queste flotte, questa e questa, e le mettiamo a servizio di scorta, venite qui anche voi. Questi chi sono? Ah beh, certo, sono loro che vengono qui. Qua abbiamo praticamente già distrutto tutto. Ci sono anche i Mekos che sono venuti a aiutarci, grandissimi. Research complete. Intanto, questi qua sono i debris, li veniamo ad analizzare dopo. Tanto abbiamo un casino di gente che non sta facendo assolutamente nulla. Però mi concentrerei un attimo di più sulla guerra. Intanto voglio vedere proprio cosa fanno i miei titani. Hanno navi come gli altri o sono navi speciali? Chissà. Allora, intanto qua, new research, farei questo o quello o questo, direi questo assolutamente. Cosa fa? Happiness più 15%, direi che ne vale proprio la pena. Ah, allora, ecco, praticamente questi qua usano il wormhole, penso, per muoversi. Sì, probabilmente sì. Completamente distrutto tutto. Sono arrivati i miei tizi qui. Vediamo un po' dove sono. Sono parecchio lenti, ragazzi, però, eh. Quelle navi lì. Hostile fleet engaged. Li stiamo carbonizzando. Tra l'altro hanno un raggio talmente elevato che non fanno in tempo neanche ad arrivare gli altri. Ne cosa se n'è andato? No, sono ancora qua. Sono bellissime le loro navi. Le nostre sono troppo aerodinamiche. Non so come dire. Che c'è ancora quello, va bene. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Dai, mettetevi assieme. Conquista della capitale, ragazzi, è fatta. E qua direi che va bene così. Vediamo un attimo questa roba. Ok, allora, un architetto in questa zona. Dove sei? No, tu sei dall'altra parte. Vediamo un po'. Uno che sia qui vicino, lo riusciamo a trovare facilmente o è troppo difficile? Queste qua. No, devo cercare comunque le navi da costruzione, anche questo potrebbe essere una buona idea, eh? Queste qua. Questo è qua, mi sa, quello che avevo già cliccato. Queste qui, dai, vieni tu. Allora, qui mi fai questo. Poi mi fai questo. Poi mi fai questo. Perfetto. Aspettiamo che arrivino queste navi qui. Sì, dico di unirsi, vediamo un po'. No, non si uniscono. Però le posso far viaggiare assieme? Forse si uniscono, sì, vediamo un attimo. Too fast. Hostile fleet engaged. Situation log. 300 navi semplicemente non serve a nulla. Sì, mi sa che si uniscono, sì. O forse no. No, niente, è una cavolata. Allora, venite qua. Situation log updated. Venite qua sopra. Tutte e due. Vediamo un po' cosa fare. Qua Mekos sta portando altre truppe. Va benissimo. E basta. L'invasione della capitale sarà sufficiente. Quindi possiamo anche smettere proprio di pensare a loro. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo dei pianeti. Qua c'è un pianeta oceanico. Non abbiamo nessun tizio oceanico. Pianeta desertico. Arctic. Tundra. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Siete arrivati?
Sono quasi arrivati. Vediamo un po' cosa fanno i titani. Perché non si può? Ah, ma l'hanno ricostruita. Entra in orbita. Vediamo un po'. Beh, bombardate. Research complete. Siamo arrivati al massimo di minerali, adesso dobbiamo assolutamente spenderne un po'. Oh, grande, abbiamo fatto questo. Allora, fai questo. Ecco, ora so come spendere i minerali. Spazio porto di livello 6, ragazzi. Almeno nei pianeti base, spazio porto di livello 6 è assolutamente necessario. Inferno. Oh, questo qua è un mio pianeta, ma non penso che lo otterrò. Adesso vediamo un attimo. Ah no, è quello là lontano. Ah, questo qua sembra proprio un pianeta interessante, altro che, anche se è lontano, eh. Allora, siamo qui. Build. Qua mi fai un po' di cibo, che non è mai una cosa negativa. Perfetto. Bombarda? Perché non vanno sui bombardamenti? Research complete. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Bombarda. Non funziona più. Bombarda. Vabbè, qui l'hanno rotto le balle un'altra volta. Non capisco perché non stia bombardando, ragazzi. Guardate quanta roba. Allora, abbiamo due prodotti particolari o altri tipi di reattori. Dobbiamo ancora potenziarli, però 17.000 urca è tantissimo. Queste qua cosa fanno? Allora, shield hit points, grow time. Questa qua è una risorsa, ok. O se no questi qui. Quanto hanno di DPS questi? Non tantissimo. Non lo so tra questi tre. Proviamo a prendere un'altra risorsa particolare, dai, giusto per vedere un po' cos'è. Sono questa che è quella che ci mette meno tempo. Però adesso io vorrei capire. Innanzitutto vi unite. E poi attaccate qua. Construction complete. Perché non attaccano? Boh, strano. C'è qualcosa che non funziona, ragazzi. Allora, Land Armies. Facciamo Land Armies e vediamo un attimo cosa succede con i titani. Si sono arresi! Appena ho fatto andare giù i titani, si sono arresi. Quindi ora abbiamo un altro vassallo. Che si odierà di brutto. Fanatic Purifist. Vediamo un attimo se riusciamo ad annetterlo o meno, se no lo teniamo semplicemente sempre come vassallo. Abbiamo troppe ambasciate, ma lo mettiamo a posto nel prossimo episodio, ragazzi. Direi che attacchiamo giù di là. Qua abbiamo fatto pace, perfetto. Qua ci sono un po' di debris che possiamo mettere a posto. E a questo punto ci possiamo espandere in tutta questa zona qua senza problemi. E niente, bisognerà per forza attaccare di qui e magari possiamo scavalcare quelli di là. Ma lo vedremo alla prossima. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.